Ciao a tutte ragazze, eccomi qui con i terminati del mese di gennaio. Questo mese ho terminato poco e le poche cose che ho terminato sono quasi tutte certificate. Quindi vi faccio un video udico, così per non annoiarvi con un video recensione per ogni singolo prodotto. Scrivetemi qua sotto ragazze, preferite un video recensione accurato di ogni singolo prodotto o preferite il video dei terminati, dove ve ne faccio vedere per intenderci tanti in un unico video? Mi farebbe piacere se me lo faceste sapere con un commentino qua sotto. Chi mi sta seguendo e non è ancora iscritto al canale, lo prego di aiutarmi a crescere e di iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i futuri video. E se questo video alla fine vi sarà piaciuto, di lasciare un like e di anche lasciare un commento positivo o negativo, insomma, possibilmente costruttivo per aiutarmi a migliorare e a crescere. Allora, ragazze, partiamo con i primi due che non sono certificati. Allora, uno è un prodotto make-up, è il mio solito mascara della Rimmel, ve lo faccio vedere e rivedere. Anzi, vi avevo chiesto anche in un video se vi interessava un test su strada, cioè di farmelo vedere nel momento che lo indosso, il prima e il dopo. Nessuno mi ha scritto, quindi io non l'ho fatto. Però, se qualcuno di voi che mi segue in questo momento piacere, questo è il mio mascara preferito che mi è stato regalato da Beatrice, perché lei sa che lo adoro e quindi me l'ha voluto regalare. Uno di scorta che mi è stato utilissimo perché dopo circa 2 settimane che avevo aperto il mio, mi è venuta la congiuntivite e quindi l'ho dovuto buttare. E comunque il mascara, anche se ha 12 mesi dall'apertura, in teoria ogni 6 mesi, ma anche ogni 3, se c'è la possibilità, bisognerebbe buttarlo. Quindi questo lo butto, che praticamente vedete ancora tutto il prodotto è nuovo, ma il giorno dopo io mi sono svegliata con la congiuntivite dopo che l'ho usato, e quindi io non voglio rischiare di ritrovarmi ancora con quel prodotto, anche perché ultimamente io ne soffro tantissimo di congiuntivite quando mia figlia viene che lo becca al nido e me lo attacca, e quindi io preferisco non rischiare, anche perché seconda volta mi è venuta molto ravvicinata all'altra, mi ha detto il dottore che sicuramente è stato un caso di ricontaminazione, quindi ho ritirato via le lenzuola, ho rilavato tutto con l'igienizzante, quindi questo via, mi dispiace, però insomma vabbè, per fortuna lo trovo sempre in offerta, perché sennò sarebbe un salasso. Queste salvettine che le ho utilizzate per pulire le manine di Angelica fuori casa o anche in casa a volte quando non c'era possibilità di lavarle con l'acqua oppure quando c'era bisogno di dare solo una passatina al volo. Salvettine Fresh & Clean, mille use disinfettanti, 60 salvettine azione antibatterica, molto grandi, morbide e spesse, per sintomi di colpo chirurgico. Queste scadono a... Non lo so, non c'è scritto. Mesi, validità 36 mesi. Richiudere correttamente la confezione dopo l'uso, validità 36 mesi, sì. Niente, io mi sono trovata bene. Disinfezione rapida delle cute delle mani e del viso, delle parti del corpo, in tutte quelle situazioni in cui non sia disponibile l'acqua e sia necessaria un'azione disinfettante, indicate prima di iniezioni intramuscolari. Io le utilizzo anche sinceramente per lavare qualche... Scusate, per lavare qualche giochino di Angelica quando ho bisogno di disinfettare qualche gioco nuovo che arriva in casa, se devo pulire il tavolino dove mangia, a volte utilizzo anche queste. Poi passiamo invece al certificato. Vado veloce, ragazze, perché non voglio scocciarvi con video interminatamente lunghi. Allora, queste vado al volo perché ve le ho già fatte vedere in un video a parte dove parlavo solo di queste. Anche queste mi sono state regalate da Beatrice del canale Ballerina My Simple Life. Ti mando un bacio, ragazze, passate sul suo canale a trovarla perché è una ragazza molto ok. E in particolare su Instagram, dato che lei adesso si sta lanciando soprattutto nel mondo di questo social, che preferisce di più, di dà più soddisfazione rispetto a YouTube, quindi fate un giretto sul suo canale a trovarla. Basta che andate su YouTube, sul suo canale Berlina My Simple Life, date le box di informazione, ci sono i link per andare direttamente a Instagram o sui suoi social. Queste sono salviette struccanti della Omia. Salviette struccanti viso, occhi e labbra, sono certificate ICEA, se ricordo bene, sì, certificate ICEA, sono 20 salviette molto grandi. L'unica cosa che non mi è piaciuta di queste salviette è l'odore, perché è un po' particolare, un po' strano, ma per il resto sono ottime. E io da me non riesco a reperirle, da Tigotà non ci sono ancora, me le aveva invidiate lei e vedrò se riesco a trovarle in giro.
non mi dilungo perché su queste, perché se vi interessa andate a vedere il video dedicato che c'è qui sul mio canale. Poi sempre di Omnia ho altri due prodotti da farvi conoscere, uno è lo shampoo e uno è la maschera capelli, entrambi all'olio di macadamia, ve ne parlo insieme perché li ho utilizzati insieme. Allora, tra i due preferisco sinceramente più la maschera capelli che ho utilizzato tutte le volte che lavavo i capelli come maschera, come impacco maschera, ma anche come solo balsamo. Sono entrambi due prodotti appunto per i capelli certificati ICEA, entrambi all'olio di macadamia. Entrambi naturalmente sono senza siliconi, parabeni, SLS, PEG, sale aggiunto, oli, senza oli minerali, senza parabeni. Praticamente questo shampoo io l'ho utilizzato, vi dicevo sempre in combo con questo perché avevo provato a usarli in modo separato, quindi questo mi piace anche se lo uso da solo con un altro shampoo. Invece questo, se lo uso da solo, poi non metto il balsamo, non fa per me perché è veramente troppo, secca troppi capelli. Ma non è che secca i capelli, è che essendo un prodotto senza siliconi, l'effetto che fa sui capelli non può essere come un prodotto siliconico. Sapete, noi silicone si fanno sui nostri capelli. E quindi mi serve dopo di questo qualcosa di idratante, particolarmente idratante. Ma questo un po' anche con tutti gli shampoo. Io senza balsamo non posso stare. E quindi è molto idratante e illuminante per capelli stressati e spenti e cuoio capelluto delicato. Vi leggo quello che riporta. Eco Bio Cosmetico Certificato, formula senza sale aggiunto, idratante e delicato per uso frequente. È un detergente specifico per capelli arricchito di olio di macadamia da coltivazione biologica certificata. Dona ai capelli idratazione e nuova luminosità, ristabilendo l'equilibrio del cuoio capelluto. E niente, 12 mesi scade 12 mesi dall'apertura, quindi questo comunque mi è piaciuto, però non l'ho, come vi dicevo, quasi mai usato senza balsamo. Quelle poche volte che l'ho utilizzato senza balsamo, ne ho dato poi uno spray prima senza risciacquo, prima di asciugatura i capelli, perché i miei capelli non permettono di non utilizzare il balsamo, ecco. Questa invece è una maschera per capelli, ragazze, e almeno questa qui ha l'olio di macadamia, è alla pari di qualsiasi altra maschera siliconica. Lei ha dei capelli morbidi, lisci, facilmente districabili, anche una volta sciacquati li potete anche asciugare tenersi giù quando avete su, li pettinate e non avete un nodo. A me è piaciuta tantissimissimo. Adesso ne sto utilizzando un'altra, sempre di Omnia, sempre certificati ICEA. Non mi ricordo se è no, se non mi ricordo se è all'argano o se è all'aloe. Comunque seguirà poi nel prossimo video dei terminati. Io ne devo dare una quantità molto consistente per avere l'effetto che voglio. E dice che è un preparato condizionante a risciacquo, la cui formula è arricchita con olio di macadamia da coltivazione biologica certificata, aloe vera e burro di karité, ripara intensamente la cuticola capillare. Scusate ragazze, questo non lo toglio, non lo taglio e lo lascio. Mi stavo rilassando, stavo distendendo le gambe. Scusate, è crollato tutto perché ho messo il telefono in una posizione comoda per poter registrare. Troppo comoda, evidentemente. Non taglio perché, come sapete, questi video che state guardando non sono tagliati perché non ho ancora il programmino a posto. Ovvero, ce l'ho a posto, ma poi vi racconterò, cioè, la nuova versione che ho dovuto scaricare fa venire il latte alle ginocchia ad utilizzarla, quindi non taglio niente. Vi beccate anche la catapultata del telefono. Vi stavo dicendo, aloe vera, burro di karité, ripara intensamente la cuticola capillare, rendendo i capelli più morbidi e luminosi. Una piccola quantità sui capelli bagnati, io me ne davo un quintale perché i capelli abbastanza lunghi, vedete? Sono stata dal parrucchiere venerdì, oggi è martedì, sì, ho fatto solo il ritocco perché avevi i capelli bianchi, adesso li ho legati perché insomma è già ora beh, li posso sciogliere, dai. Vedete? Ed vi volevo far vedere più che altro la lunghezza. Sulle punte io ho bisogno di un pochino più di idratazione, nonostante non siano una ho doppie punte, ma avendo i capelli lunghi ho bisogno di una buona lunghezza, ecco. Adesso vabbè sono stati lavati e asciugati dal parrucchiere, però diciamo che anche se non utilizzo shampoo siliconici e balsami appunto impacchi siliconici, diciamo che quello che più mi è piaciuto tra vabbè, i pochi per il momento che ho usato certificati sono sicuramente questa marca, è sicuramente questo qui dell'Omnia, questa maschera per capelli che mi sta piacendo parecchio, ecco. Poi vi farò sapere come mi trovo anche con l'altro tipo che ho preso.
Ultimo prodottino, quindi questo è super promosso. Poi ragazzi, anche l'odore è veramente, veramente buonissimo. Ultimo prodottino, sempre certificato, che vi voglio far vedere è questo detergente intimo della PH Bio. Vi ricordo che PH Bio lo trovate, almeno io l'ho trovato a Lidl, e tutti gli altri prodottini invece che vi ho fatto vedere prima da Tigotà. È un detergente intimo rosmarino, timo e menta, 100% bio, con estratti vegetali, privo di parabeni, paraffine, oli minerali, cocamide, DEA, PEG, SLS e SLES. 250 ml di prodotto, certificato AIAB e scadenza 6 mesi dall'apertura. Questo mi è piaciuto. L'unica cosa che non ho amato molto è il packaging, è rimasto un po' dentro, è il packaging, perché lo trovo molto molto scomodo. Io l'ho traversato dentro un altro contenitore di quelli con la pompetta, perché come detergente intimo è più comodo usarlo così. Quindi niente ragazze, questo è tutto. Questi sono i prodottini che vi volevo far conoscere. Questo PH Bio, detergente intimo, e questi prodottini tutti di Omia, salviette, shampoo e maschera. E basta, e vabbè, il mascara che, vabbè, poverino, è morto già da nuovo. Vi mando un super super bacione e, come vi dicevo prima, iscrivetevi, qua sotto, lasciate tanti commentini che mi farebbero tanto piacere. Vedo ragazze che mi salutate con piacere e tutto quanto, ma nessuno mai mi consiglia niente. Ma dove siete? Dai, se guardate questo canale perché vi interessa l'Eco Bio, vi interessa il bio, l'Eco Bio, non so, fatemi sapere qui sotto, qui sotto. Che cosa vi piace, quali video preferite nei miei canali, cosa vorreste vedere, se volete consigliarmi qualcosa, mi farebbe molto piacere se ci fosse un pochino più di interazione tra di noi. Vi mando un super bacio, alla prossima!